ancora un appuntamento al Caffè De Costanti per il nostro break sull'attualità. A prendere un caffè con noi oggi Simon Pietro Palazzo, capogruppo UDC in Consiglio Provinciale. Allora, partiamo proprio da questo incarico che l'impressione è che vada a sparire come incarico, nel senso le province sono destinate a scomparire. Abbiamo votato di recente anche in 204 comuni della Toscana, per la prima volta si è votato per le amministrative ma non le comunali o anche le circoscrizioni ma non per le province. Allora, che succede adesso? Prima di tutto un saluto a tutti i nostri amici che ci guardano di Tele San Domenico. Beh, cosa succede? Domanda da $1 milione, non tanto per quello che succede politicamente, che poi lo affronteremo, per quello che succederà dopo. In quanto, come diceva giustamente lei, non siamo tornati a votare per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Quindi questa è la prima mancanza. Una struttura costituzionale come la provincia non è più eletta dai cittadini. Quello che sappiamo è che diventerà un ente di secondo livello, quindi eletto con gli eletti, sembra un gioco di parole ma così non è, dei consigli comunali. Vivremo 6 mesi di limbo, in cui aspettiamo dal governo delle chiare, aspetteranno comunque dal governo delle chiare indicazioni su quali saranno le funzioni delle cosiddette nuove province, che se rimangono a livello territoriale, e di questo ne sono fiero perché sono stato tra i primi che ha portato ad Arezzo la notizia che eravamo salvi, in quanto ho avuto la fortuna di un collegamento con Patroni Griffi che ci disse in tempo reale che appunto la nostra provincia era tra quelle salvate, perché molte altre nostre province della Toscana non avevano avuto questa fortuna. Abbiamo superato quella fase, siamo in una fase nuova, ad oggi poche e poco chiare sono anche le competenze che avrà il nuovo ente, ma certe sono le mancanze di governo in alcune funzioni che avremo nei prossimi 6 mesi. Ecco, magari questo lo vediamo. Però io ho detto all'inizio che rischia di scomparire anche il ruolo di capogruppo. Ah, sì, certo. Questo è vero o no? Come saranno rappresentati poi i partiti? Bene, i partiti, ripeto, rientreranno, se avranno la rappresentanza, attraverso i consiglieri comunali o i sindaci che diventeranno i nuovi consiglieri provinciali. Ma ha fatto una bellissima analisi prima, almeno nei numeri. Tantissimi comuni si sono presentati al voto senza slogan di partito. La stragrande maggioranza di questa tornata amministrativa è stata attraverso liste civiche. Quindi c'è una fase, non due, forse la fase tre, perché siamo verso la Terza Repubblica, qualcuno già sta già ipotizzando, dove vedremo anche un ricollocarsi di tutte le forze politiche, compreso la mia, o meglio l'area alla quale l'Unione di Centro storicamente parlava, che era un elettorato moderato, possibilmente cristianamente ispirato, perché questa è la mia vocazione politica, cioè cercare nel mio piccolo ovviamente di adottare la dottrina sociale anche all'attività politica, che riteniamo, come lo è in Europa, il Partito Popolare Europeo è il partito più votato all'interno della Comunità Europea, debba essere anche in Italia la componente maggiore del Paese, cosa che è stato in passato, fino a qualche decennio fa con la Democrazia Cristiana, che è un'esperienza che probabilmente non tornerà più, che con Forza Italia, UDC e altri partiti del centrodestra, una componente come era del centro-sinistra Margherita, non è riuscita ad essere determinante nell'una o nell'altra sponda, e quindi speriamo che questo ideale, questa voglia di tornare tra la gente, con la gente, a fare politica per il popolo. Poi parleremo anche dell'Europa. Vorrei tornare alla provincia. Lei ha fatto anche una manifestazione pubblica, nel senso ha voluto dimostrare che le province non costano così tanto, cioè ha voluto dire quanto lei è costato alla provincia di Arezzo. Sono stato un po' unico nel mio genere. Ecco, quanto è costato? Bene, una premessa brevissima. L'Unione di Centro è sempre stata per l'abolizione delle province, ma intesa in uno schema di riordino di tutti gli enti locali. Cioè, dicevamo, 100 e rotti deputati alla Commissione Europea, non ce li possiamo, al Parlamento Europeo non ce li possiamo permettere, tra senatori e deputati oltre 1000, 20 regioni di cui qualcuno ha statuto speciale e i suoi consiglieri, 120 province non ce le possiamo permettere, neanche 8.088 comuni. Quindi in questo gioco di riduzione la provincia era più facilmente sacrificabile. Ma detto questo, devo anche difendere un'azione politica di 5 anni, perché tradire che una cosa va riformata e che una cosa è inutile ce ne corre tra il giorno e la notte. Bene, io allora, se
per l'opinione pubblica. La provincia era un costo, mi sono sentito anche come presidente della commissione controllo e garanzia, che è l'unica commissione destinata a chi fa opposizione alla minoranza, mi sono sentito chiamato in causa per primo, diciamo così, nella piena e trasparente volontà di comunicare. Ho fatto vedere che in 5 anni di mandato, quasi finiti, insomma, finiamo tra un mesetto scarso, quello che ha preso un capogruppo, presidente di commissione, presente oltre il 90% dei consigli, quindi sono uno di quelli, tra virgolette, che è costato più degli altri, è pari alla metà di quello che prende in un mese un consigliere regionale. Nulla togliendo al ruolo, però mi dovete anche concedere che in 15 giorni un consigliere regionale, il più bravo del mondo, non fa mai gli interessi del territorio che ha fatto una persona magari da solo come me. Diciamo le cifre, secondo me. Sì, sì, allora, benissimo. Io ho fatto una media a 60 mesi, tanto per parlarsi, perché sembrava che avessimo delle rendite di posizione. È venuto fuori che uno come me prendeva 112 euro al mese per 60 mesi. Quindi la moltiplicazione è abbastanza semplice. Netti siamo intorno a 6.000-7.000 euro. Ripeto, la metà di quello che è un mese di un consigliere regionale. Ecco, un consigliere regionale quanto prende? Il consigliere regionale prende un'indennità che sono 10.000 euro più altri tipi di rimborsi. Quindi praticamente arriva facilmente a doppiare. Si parla di lordo, di netto? Allora, io quello che ho pubblicato, la ringrazio perché poi mi permette anche di ritornare sul netto, è quello che la provincia dà in maniera netta a noi, cioè con una ritenuta alla fonte. Poi lei sa, io lavoro in un istituto di credito locale, quindi sono un dipendente, io ho tutti gli anni una trattenuta in busta paga relativa a oltre 90 euro perché appunto ho questi altri ingressi. Quindi se lei fa la differenza di casa mia, 112 euro più, 90 meno, capisce quello che è stato il mio personale rimborso della questione. No, il discorso dei consiglieri regionali io credo sia importante, e forse anche non solo dei consiglieri ma anche dei funzionari. Forse c'è anche questo problema nelle regioni dove ci sono dei funzionari che hanno stipendi decisamente molto alti e non sono soggetti nemmeno all'elettorato. Cioè. Qualcosa che mi ha reso onore, perché ho autenticato le firme personalmente, c'è stato un referendum, una proposta di referendum portata avanti fino alla commissione competente in Parlamento, bocciata dagli onorevoli, dove era stata promossa dalla CISL, dove si chiedeva un tetto uguale per tutti, sia a determinati top manager. Avete sicuramente, i nostri telespettatori hanno ricordanza delle mega liquidazioni che prendevano i vari Fantozzi, Moretti, per ultime compagnia, presidente o amministratore delegato di partecipate pubbliche, che questo appunto referendum voleva instaurare una proposta di equiparazione tra dirigenti dello Stato e top manager. Bene, è andata a finire che non è stata accettata. Quindi questo vi fa capire che a Roma, perché io ho il difetto che le cose le dico, a Roma non è solo la qualità dei politici che non è all'altezza, ma ci sono delle rendite di posizione ormai consolidatesi negli ultimi 20 anni di dirigenti di ministero che gestiscono l'operatività del ministero, gestiscono la macchina economica del ministero, gestiscono le risorse umane, i dipendenti del ministero. Queste persone qui, di fronte al buon politico che fa la proposta, delle volte dicono: no, guardi, non si può fare perché, no, guardi. È giustissimo quello che dice lei, è lì che bisogna andare a agire. Io, dopo ci ritorneremo, appoggiamo il governo Renzi perché è un governo di larghe intese, però quando il Presidente del Consiglio Renzi ha detto bisogna entrare in Banca d'Italia, bisogna entrare, non è che faceva una caccia alle streghe, ha capito benissimo là dove oggi sono queste rendite di posizioni che non sono più tollerabili, perché non c'è per dare 50 euro a un pensionato e queste persone si giocano con il loro stipendio addirittura le premi produzioni, cioè in 5 stabiliscono quanto prendersi. Non è corretto. Forse adesso con lei sfondo una porta aperta, però in alcuni comuni quando si è votato per le amministrative si è votato anche per le circoscrizioni, cosiddetti quartieri, a Firenze ad esempio. Certo, 300.000 abitanti. Hanno ancora senso le circoscrizioni? Sì e no. Da un punto di vista economico, certo, se non fate, costano quanto gli altri enti, però ovviamente. Io ho ricordanza di quelli ad Arezzo dove c'era una determinata forza politica che tutti i giorni o quasi cercava di convocare una commissione perché comunque c'era il gettone di presenza. Diciamo, questo è l'esempio da non perseguire più. Però le devo fare anche un appello. Noi abbiamo perso un valore in termini di formazione politica dei giovani che non vi rendete conto.
Io non ho problemi a affermare che molti assessori, anche di comuni importanti, non sarebbero stato neanche in grado di fare consigliere di circoscrizione di una volta. Quindi non ho sfondato una porta aperta. Non ha sfondato una porta aperta. Anzi, mi ha fatto un bellissimo assist. Siamo sotto i mondiali. Il contrario. Il contrario. No. Ecco, questo è un dato che nessuno ricorda mai. Un ragazzo una volta in un partito, io ho quasi 40 anni, quindi non mi ritengo un vecchio, però mi ricordo, ad esempio mio fratello l'aveva fatto quando aveva più o meno la mia età. Era una palestra, era un ginnasio dove farsi le ossa, dove imparavi cos'era un bilancio pubblico, dove imparavi quindi sarebbero ancora civica, utili, sarebbero ancora sotto le strutture più vicine al cittadino. Sotto un certo punto di vista, io in altra maniera, perché sono state abrogate, le riorganizzerei, però è un concetto che non si vota per le amministrative domani, ma sicuramente è un concetto, diciamo, che rivedrei. Grazie. Quindi insomma avrebbero ancora un valore, tutto sommato il costo potrebbe essere accettabile. Accettabile, io ho tante idee, ma insomma non sono qui a fare propaganda con la campagna elettorale chiusa. Però ripeto che le circoscrizioni viste in questo senso, ma lo stesso dicasi anche per le persone di una certa età, cioè è inutile eleggere in consigli persone che vengono 3-4 volte l'anno perché sono, ripeto, lontano e hanno anche una certa età. L'esercizio democratico al brutto e bel vizio che va esercitato. Se tu non vieni mai e poi parli solo per i giornali o per le televisioni, è un'attività politica che è una propaganda politica, perché poi gli atti vanno aperti, vanno letti. Faccio un esempio, parlavamo dell'edilizia scolastica, era un mio piglio nel 2009 quando da solo mi presentai e portai comunque la provincia al ballottaggio per 280 voti, perché se non ci fosse stata la nostra erosione al centro ciò non sarebbe avvenuto. Io se oggi, ieri, l'assessore amico Francesco Ruscelli, con il quale c'è un rapporto di stima, a prescindere dalle varie appartenenze politiche, mi dice ho trovato 100.000 euro per ristrutturare un liceo, per ristrutturare la scuola superiore, come faccio a votare contro? Cioè lì è la scuola dove vanno i nostri ragazzi, dove andranno. Quindi queste cose qui o le impariamo già dai primi passi della democrazia, che potrebbero essere appunto le circoscrizioni, oppure non le impariamo a Bruxelles quando gli altri ci impongono le misure e le sanzioni. Visto parliamo di Bruxelles, così le do la possibilità anche di prendere il caffè, introduciamo l'altro argomento che è quello delle elezioni europee, appunto. Sì. Facciamo quindi questo salto mortale dalle circoscrizioni alle europee. Innanzitutto volevo un po' capire qual è la sua valutazione circa il risultato dell'UDC in Europa, che se non sbaglio, presentandosi insieme al nuovo centrodestra, ha ottenuto il 4,4 a livello nazionale, però mi sembra che in Toscana addirittura di poco superiore al 2,3%, quindi non è stato, diciamo, un grande risultato, anche se quello 0,4 sopra il 4 ha permesso di entrare, perché come si sa c'era lo sbarramento al 4%, altrimenti uno rimaneva addirittura fuori al Parlamento. Ecco, come valuta questo risultato? Gli do una forte valenza, anche se è un risultato che in percentuale non ci vede soddisfatti. L'alleanza Nuovo Centrodestra, Unione di Centro, se vista solo in termini elettorale europeo, non avrebbe avuto futuro. Se vista invece con una progettualità, che ce l'ha almeno sulla carta, ce l'aveva e ho seguito che la vorrebbe avere anche dopo, cioè di ricostituzione di quella casa, uso un termine ormai sdoganato, dei moderati, cioè di un'area di centro, ripeto, per mia ambizione anche cristianamente ispirata, perché si sbaglia meno governando e appellandoci a questi principi, però diciamo un'area moderata da contrapporsi a un'area socialdemocratica sarebbe il bene della nostra società. Perché? Perché non lasceremmo fuori nessuno, ma torneremmo a quella grande fase di dialettica politica che è stata negli anni passati, prima di questa seconda Repubblica, che ci ha lasciato in eredità cosa? È bene dirle queste cose. Un leaderismo senza partiti, dove tu o la pensi come lui o vai a fare un'altra cosa, dove tu o bevi quello che ti viene preparato da altri o vai a fare un'altra cosa, dove non c'è la possibilità nel tuo piccolo di portare alcunché. Stavolta faccio il bastian contrario, però forse anche nel vostro raggruppamento c'è stato un po' questo rischio, cioè della personalizzazione del leader, cioè in fondo anche Casini a suo tempo ha preteso di avere il nome sul simbolo. L'anno scorso, l'anno scorso molti di noi non hanno gradito l'operazione, perché dovete anche capire la responsabilità e l'onere di ammainare e odissare un vessillo come quello dello scudo crociato, anche per la storia che rappresenta.
e farlo al Senato e non farlo alla Camera, secondo noi comunque è stato un errore. Perché? Per una causa più importante, allora lo puoi anche emanare un vessillo. Ce l'hai tatuato dentro di te, passatemi la metafora, ma è così. Invece fare questo dualismo è stato capito male, interpretato male. Però va fatto chiarezza. A livello locale, perché la risposta merita anche una risposta a livello locale dalla sua domanda, noi l'anno scorso abbiamo preso una manciata di voti intorno a 1000 euro, 937-940. Oggi abbiamo preso 1229 voti, insieme a 900 destri. Quindi se devo dire cosa è successo è che il Nuovo Centrodestra ha portato un po' di voti a noi, ma non l'opposto. Tant'è che i nostri candidati, se si possono fare nomi, uno è conosciutissimo perché siamo è presidente fuori, siamo fuori par condicio. Diciamo, i nostri candidati, uno è Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita, già eurodeputato, meritevole e lodevole di tantissime battaglie, persona seria, stimata, conosciuta in tantissimi ambienti, un magistrato. Il generale Domenico Rossi, che abbiamo, è stata una piacevole scoperta riscoperta, ha preso 186 preferenze. Il ministro Lorenzin, che pur essendo ministro della salute, comunque ha una visibilità molto più alta dei primi due. Cioè, se uno va a vedere anche le preferenze, comunque l'UDC non è che si è aggregata, è stata forza aggregante. Quando si fa un matrimonio, io almeno non l'ho fatto per interessi o per titoli nobiliari dietro. Qualcuno porta, qualcuno riceve, è un continuo scambio. Oggi è più il Nuovo Centrodestra che ha avuto più bisogno di noi. Domani ci aspettiamo dall'impegno governativo di Alfano e degli amici del Nuovo Centrodestra che si ponga finalmente la condizione per aprire, chiamiamola costituente, chiamiamola assemblea, il nome non importa, è l'oggetto che è importante, la creazione, la via della creazione di quello che dicevo prima in premessa, cioè di un soggetto politico che intercetti i voti del Partito Popolare Europeo, la costola italiana del Partito Popolare, con parti dell'attuale PD, con il mal di pancia, è inutile che ve lo racconto, tanto li leggiamo sui giornali, e parti anche dentro Forza Italia, ad esempio, dove c'è una forte attrazione di questo elettorato. Però, verso alcuni. Non è che pagate, come dire, una posizione che negli ultimi tempi non sempre è stata univoca, nel senso, cioè prima eravate nel centrodestra, poi siete usciti. Adesso di fatto siete nel governo Renzi, quindi nel PD, però in Europa siete nel PPE, mentre il PD è nel PSE. Ecco, non è che... Qui la chiarezza bisognerebbe farla in molti, giusto? Sì, è giustissimo. Però dicevo, non è che magari l'elettore può essere a volte un po' confuso infatti, e non capisce... L'errore è paragonare elezioni con il taglio europeo. Ieri una testata l'ha fatta, io ho scritto anche delle note di correzione. Non si può usare le elezioni europee per ribaltare un'amministrativa comunale, ad esempio, non ha senso, perché vi posso portare N esempi che partiti fortemente votati alle europee a livello locale hanno fatto un bagno di sangue. Ne dico uno, il PD a Subiano ha perso un migliaio di voti, il Movimento 5 Stelle ne ha persi quasi 300, voglio dire, eppure non sempre lo stesso simbolo, eppure non sempre le stesse, cambiava il colore della scheda. Allora, bisogna fare chiarezza. Il PD l'ha fatta finalmente dopo tanto, cioè hanno detto siamo nel Partito Popolare Europeo, siamo nel Partito Socialista Europeo, Renzi nel bene o nel male della scelta, io personalmente sono dall'altra parte, però ha detto siamo nel Partito Socialista Europeo e probabilmente sarà anche uno dei partiti, cioè la costola italiana del PD sarà una vertebra del PSE. Ma a suo giudizio c'è veramente ancora tanta differenza tra il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo, il PPE e il PSE? Non è che tutti e due raggruppamenti in qualche modo... Se così fosse è colpa nostra, perché noi abbiamo per fortuna nell'Europa anche uno strumento delle preferenze e c'è stato un bellissimo appello di un movimento cristiano dove chiedevano non mi importa il tuo partito ma devi aderire a questo impegno e quindi ci sono persone di più schieramenti e questo mi ha fatto molto piacere perché si è andati già verso quello che dicevo io, cioè se tu oggi hai una linea sull'etica domani la puoi avere su tante altre cose, sull'economia, sul modo di intendere il mercato, sul modo di intendere l'assistenzialismo, sul modo di intendere la giusta finanza, sul modo di combattere le speculazioni finanziarie a discapito. Questo è. Però l'ultima premessa, perché nella sua domanda c'era un vecchio richiamo a quello che ci hanno imputato, che posso numericamente tra virgolette confutare in tre secondi, il doppio fornismo dell'UDC. Noi nel 2006 abbiamo litigato con Berlusconi, lui e Fini fecero una manifestazione, il nome si fece da un'altra parte, a Palermo.
Nel 2008 ci siamo presentati da soli e abbiamo superato l'asticella del 4% alla Camera in maniera storica e stoica contro il Veltrusconi, viene chiamato, il famoso voto utile. O vota PD o vota PDL, quell'altro non li votate che non servono a niente. Quindi abbiamo permesso che in Italia, a discapito nostro, crescesse un terzo polo, che oggi lo incarna indubbiamente Beppe Grillo. Quindi noi siamo stati retti. Nell'85% dei casi, in quanto ero candidato anch'io, quindi ero ben documentato, nel 2009 siamo stati da soli. A livello amministrativo, essendo il partito, e questo me lo dovete concedere, di De Gasperi e delle autonomie locali, abbiamo sempre detto cercate di andare con il candidato più vicino a noi. Cioè, se c'è un candidato, parliamoci chiaro, che è per un tipo di politica troppo estremizzata a sinistra o troppo estremizzata a destra, non c'è materia per dialogare. Ma se c'è un candidato che ha un po' la nostra storia, possiamo benissimo parlarci. Questo è stato il nostro modus operandi. Poi dagli altri strumentalizzato in questi discorsi, però vi posso garantire che così è stato per me. Abbiamo l'ultimo minuto e vorrei fare perlomeno due domande. La prima, come valuta l'effetto Renzi? Perché un effetto Renzi è innegabile. Lo valuto bene da un punto di vista, però sono un po', ho la sindrome di Cassandra, io non lo dico sempre, dico le cose e la gente di prima non ci crede e poi dopo capitano, perché ho il vizio che sto tra la gente e parlo con la gente, in virtù anche del mio lavoro. Renzi ha avuto tanti voti di fiducia, ma una fiducia termine. Hanno detto attenzione, l'anno scorso vi abbiamo fatto paura, Grillo era il primo partito, quest'anno una grossa quota a parte o non ha votato o ha votato il governo. Quindi vuol dire, caro ragazzo, fai le cose, perché se non le fai poi sappiamo noi, perché gli italiani non sono degli analfabeti politicamente, sono molto semplici e molto diretti. Quando si vuol fare troppi ragionamenti capiscono e vanno da un'altra parte. Renzi ha il difetto, nel senso che è un pregio, che le cose le dice in modo chiaro. Ora, dopo 20 anni di dire e non fare, la gente vuole vedere il fare. Se lui lo farà, ci saranno prospettive anche di cambio e di scenario, secondo me, rispetto a quello schema che si vaticinava prima. Per chiudere, cosa c'è nel futuro politico di Simon Pietro Palazzo? Bene, io torno a fare innanzitutto il papà, perché in 5 anni di mandato mi sono goduto pochissimo. Però questo non è politica. Non è politica, però è politica familiare anche questa. E parafrasando il discorso, entro fine giugno finirà il mio mandato. Mi rimetterò all'appello del partito o di quello che sarà, mi auguro più condiviso possibile, un nuovo partito e rimarrò a fare il militante attivo là dove troverò delle idee da dover difendere. Altrimenti io ho fatto liceo classico, una figura che ho sempre amato era Cincinnato. Cincinnato sappiamo che aveva questa grande particolarità, che la sua umiltà lo riportò a fare quello che faceva prima. Quindi se c'è bisogno di me, lo dico a tutti, lo sanno tutti i miei amici, che ringraziando Dio ne ho molti, io ci sono sempre. Ho arricchito la mia esperienza politica di una bellissima parentesi, che è quella del Consiglio Provinciale, mi ha permesso di vedere a tutto tondo quello che sarà la problematica di Arezzo e capisco anche la difficoltà e allo stesso tempo mi dà anche stimolo per dire vabbè, continua a dare il tuo contributo, piccolo tanto che possa essere, perché comunque c'è bisogno di gente che come Cincinnato si impresti alla politica e poi torni però a fare quello che faceva prima. In ogni caso, grazie e auguri. A voi.